58 a.C., gli Elvezi, un popolo che risiedeva nel territorio dell'attuale Svizzera, si sono radunati sulle rive del Rodano. Guidati da uno dei loro capi, Orgetorige, sono intenzionati a impadronirsi di tutta la Gallia. Per farlo, devono attraversare la Gallia Narbonese, provincia romana dal 121 a.C. Proprio per questo, come ci racconta lui stesso nel primo libro del De Bello Gallico, Cesare è giunto da Roma a tappe forzate a Ginevra per impedire agli Elvezi di attraversare la Gallia Narbonese. Siamo nella tenda di Cesare. Con lui c'è il suo logotenente, Labieno. Cesare comunica a Labieno che Orgetorige, di gran lunga il più nobile tra gli Elvezi, Orgetorix longe nobilissimus apud Helvetios, civitati persuasit, ha convinto il popolo degli Elvezi a uscire, evaderent, dal proprio territorio ex finibus suis cum omnibus copis, con tutto l'esercito. Cesare vuole impedire in ogni modo che ciò accada, perché già in passato, più precisamente alla fine del secondo secolo a.C., all'epoca di Mario, la prossimità di tribù galliche ai confini dell'impero aveva rappresentato una seria minaccia. Afferma deciso Cesare, efficiam ne Helvetii ex finibus suis excedant. Mi adopererò, efficiam, in ogni modo, omnino, perché gli Elvezi, ne Elvezi, ex finibus suis excedant, non lascino il loro territorio, non si allontanino dal loro territorio. Neve iter per provinciam, per vim temptent, e non tentino, temptent, di forzare il passaggio per la provincia, letteralmente, e non tentino il passaggio attraverso la provincia con la forza. La provincia è la Gallia Narbonese, spesso definita così nel De Bello Gallico. Per realizzare il suo piano di conquista, Orgetorige si è alleato con Dumnorige, il re degli Edui, un'altra popolazione della Gallia stanziata tra il fiume Saona e il fiume Loira. Grazie alla mediazione di Dumnorige, i Sequani, un'altra popolazione gallica stanziata nel bacino superiore del fiume Saona, lasceranno passare gli Elvezi. Sed Dumnorix, afferma Labieno, eduorum rex et Helvetiorum amicus, re degli Edui e amico degli Elvezi, a sequanis impetravit ut per fines suos Helvetios in provinciam traicerent. A sequanis impetravit ut, Dumnorige ha ottenuto dai sequani di far passare ut traicerent gli Elvezi nel loro territorio. Per fines suos, attraverso il loro territorio in provinciam, diretti verso la provincia, cioè verso la Gallia Narbonese. Labieno spera che ciò non accada. Opto, mi augura, confida a Cesare, ne illa gens che quel popolo non permetta questo, ne hoc permittat, cioè che lo impedisca Cesare. Quecum ita sint, stando così le cose alla lettera, e poiché cum queste cose, nesso relativo, que neutro plurale, ita sint, stanno così, sono così, o labieno, labiene, tibi predico, ti ordino, ordino a te, ut Helvetiorum impetum excipias. Ti ordino di fronteggiare l'attacco degli Elvezi, ti ordino che tu affronti l'attacco degli Elvezi.